Buongiorno a tutti ortisti, oggi vi mostro un attrezzo spettacolare, una forca vanga particolare che semplifica tantissimo il lavoro nei vostri orti. Allora, come vedete è formata da questo manico lungo con un leggero angolo qui a circa 30 cm e poi nella parte bassa ovviamente c'è questa forca che è quella che va sotto il terreno, stiamo parlando di circa 30 cm e questa base qui che aiuta praticamente a smuovere il terreno, cioè la parte dietro fa da supporto e la parte davanti si incrocia con la parte della vanga e sminuzza il terreno. Ma direi che ora è meglio vederla all'opera così capite bene di che strumento si tratta. Come dicevamo, eccoci qui su un pezzo di terreno del carissimo Ivan, ora lo vediamo lavorare. Ecco qui, vedi, con un piede infila dentro la parte della forca e poi con le mani, e il supporto resta lì in piano sul terreno, e ora con le mani tira giù con veramente poca fatica e smuove il terreno. Vediamolo più da vicino. Come vedete i due rami, diciamo, non so come chiamarli, incrociano, le due componenti vanno a fare, si incrociano e sminuzzano il terreno che viene sollevato dalla forca. È veramente qualcosa di eccezionale questo strumento, ecologico, e soprattutto in poco tempo riesci ad andare a oltre 20 cm in profondità e a sminuzzare il terreno fino a quel livello. C'ha un contro peso. Che è il peso, che è abbastanza pesante. Solo per il trasporto però, eh? Esatto, una volta portato sul campo il peso diventa un vantaggio perché aiuta la lavorazione. Eccolo qui, siamo arrivati alla fine della proda e il lavoro è fatto. Veramente in pochi secondi abbiamo lavorato un pezzo di terreno senza problemi. Se volete qualche informazione su dove comprarla, dove prenderla, lasciatemi un messaggio, mettete un like, iscrivetevi alla pagina e condividete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Chiudiamo il video in post-produzione con una bella rastrellata. Come vedete il terreno portato dal rastrello è veramente ben lavorato, fine fine. Certo, questa proda era stata già smossa in precedente, però sempre con lo stesso attrezzo. Sempre con lo stesso attrezzo e quindi non c'è trucco, non c'è inganno. È perfetto, direi che è proprio perfetto. Grazie Ivan, ciao. Grazie ciao. A voi.